Ragazzi, oggi smontiamo il guscio di un M4 con lo pappo fisso, arrivando fino al gearbox. Ecco lo stubby. Allora, per quanto riguarda l'apertura a compasso, basta togliere questo spinotto. E fare leva così. Questa è l'apertura a compasso con lo pap, soltanto lo pap fisso a questa apertura. Per proseguire a smontarlo, leviamo anche quest'altro spinotto. Ed ecco fatto. Fatto questo, arriviamo facilmente alla canna e a una parte dello pappo. In seguito spiegherò come sostituire lo pappo. Adesso andiamo avanti con lo smontaggio. Arrivati così, togliamo il calcio. Adesso leviamo l'aggancio del caricatore utilizzando in questo caso una brugola. Poi leviamo il grip motore e scegliamo il motore. All'interno ci sono due viti, vediamo anche quelle due viti all'interno. Vanno ad affidarsi sul gearbox. Grip
tolto. Adesso dobbiamo togliere questo spinotto. Per continuare a smontare bisogna togliere l'altra parte dello pub, che è questa in plastica, un cancellino piccolo a croce, e togliamo queste due viti. Una. Abbiamo tolto l'altra parte dello pub, la parte fissa. Adesso mettiamo il selettore a semi e tiriamo. E siamo arrivati al gearbox.